Sono felice, deve pagare. Nessuno ha diritto di togliere la vita a un'altra persona. Speravamo in una sentenza di questo tipo, a maggior ragione dopo quanto sentito dalla difesa, che ha gettato fango su mia nipote e sulla sua tomba. Oggi è un giorno di giustizia per lei, per mia sorella e per tutti, anche se nessuno la riporterà in vita. A parlare è Anna Maria Milazzo, la zia di Carol Maltesi, la giovane brutalmente assassinata l'11 gennaio 2022 nella sua abitazione a Rescaldina, Milano. Recentemente la Corte d'Assise d'Appello di Milano ha confermato la condanna all'ergastolo di Davide Fontana, amico e vicino di casa della vittima, il quale era stato inizialmente condannato a 30 anni in primo grado. In questo caso, il giudice di primo grado aveva escluso le aggravanti della crudeltà e della premeditazione, giustificando in parte l'atrocità dell'assassinio con la gelosia dell'omicida, poiché la giovane e disinibita Carol lo aveva rifiutato. I giudici di secondo grado hanno ora deciso che Fontana dovrà scontare la pena massima. Fontana ha manifestato il desiderio di intraprendere un percorso di giustizia riparativa, un approccio che impone all'autore del reato di assumersi la responsabilità della sua condotta e cercare di porvi rimedio. Nel corso dell'ultima udienza, Fontana ha espresso le sue scuse e ha dichiarato: «Ripenso a ciò che ho commesso e provo grande sofferenza. Sono fermamente deciso a voler riparare, per quanto possibile, alle mie azioni e per questo ho chiesto aiuto alle istituzioni. Vorrei chiedere ancora scusa a tutti e in particolare ai genitori di Carol e al figlio. Non so se potrò mai essere perdonato per ciò che ho fatto. Darei davvero la mia vita per tornare indietro». Fabio Maltesi, padre di Carol, ha commentato: «Carol era una donna intelligente, ma troppo buona. Siamo devastati e odiamo profondamente il mostro che le ha tolto la vita in quel modo. La mia vita ormai non è più la stessa». La vicenda ha inizio nell'autunno del 2020, quando Davide Fontana, impiegato milanese sposato con un'altra donna, incontra Carol Maltesi in un locale e se ne innamora. Per lei decide di abbandonare la moglie e trasferirsi a Rescaldina, stabilendosi in una casa vicina a quella della vittima. Fontana si presenta come un appassionato fotografo e propone a Carol di farsi fotografare in pose audaci. È lo stesso uomo che la coinvolge nel mondo della pornografia, convincendola a realizzare video a luci rosse da pubblicare su internet. Fontana la accompagna persino sui set durante le riprese, venendo scambiato per il suo assistente. Afferma di non essere geloso di altri uomini, ma in realtà quelli li vede per lavoro, commenta. Carol, nel frattempo, confida all'amica Angela di essere legata a Davide solo come amica e di avere un nuovo fidanzato. Le racconta della sua felicità e soddisfazione per il lavoro svolto, poiché i guadagni le permetteranno di comprare una casa a Verona, così da stare più vicina al figlio di 6 anni, rimasto con l'ex compagno proprio in quella città veneta. In seguito, Carol comunica a Fontana la sua intenzione di trasferirsi in Veneto. Questo annuncio scatena la reazione di Fontana, che si sente abbandonato e forse privato di una fonte di guadagno. Deciso a vendicarsi, Fontana compie l'atroce delitto. Successivamente utilizza il telefono della vittima per rispondere agli amici e ai parenti che la cercavano preoccupati, arrivando persino a inviare auguri di compleanno al figlio, fingendo di essere via per lavoro. La cruda realtà, però, emerge dalla confessione stessa di Fontana. Il giorno dopo l'omicidio sono andato con la Fiat 500 di Carol in un centro per il bricolage a comprare un seghetto e un'accetta. Nei giorni successivi sono andato a casa di Carol e l'ho fatta a pezzi, inserendola in 5 sacchi neri. Ho ripulito l'appartamento con gli stracci e la candeggina. Avevo anche comprato un braciere per bruciare i resti, ma non ci sono riuscito e così l'ho restituito. Allora ho acquistato su internet un freezer a pozzetto e vi ho messo dentro i sacchi. Nei giorni successivi Fontana concepisce un piano per sbarazzarsi definitivamente dei resti. Affitta una casa sulle colline di Bararo, nel Varese, e tenta nuovamente di bruciare il corpo nel barbecue della villa, ma fallisce anche questa volta. Torna a Rescaldina e rimette i resti nel freezer. Successivamente si sposta a Borno, Brescia, dove trascorreva le vacanze da ragazzo,
e getta i sacchi in un burrone ai margini di una strada. Prima, però, cerca di rendere irriconoscibile il cadavere usando un taglierino per eliminare tatuaggi e pelle dal viso di Carol. I sacchi rimangono nell'abisso fino al 20 marzo, quando un pensionato li nota mentre passa sulla strada. Due giorni dopo, per identificare il cadavere, i carabinieri diffondono un elenco dei tatuaggi ancora visibili sui resti. Nel frattempo, Fontana denuncia la scomparsa della giovane nel tentativo di depistare le indagini. Una persona che conosceva Carol per i suoi video riconosce i tatuaggi e lo segnala al sito di informazione Brescia News. Un giornalista si collega ai profili social di Carol e cerca di comunicare con lei, ma a rispondere è Davide Fontana. I carabinieri lo rintracciano e le telecamere di Borno lo riprendono. Il 29 marzo Fontana confessa, cercando di far credere che l'omicidio sia stato causato da un gioco erotico finito tragicamente. La sua versione non trova credito e così si giunge al processo e alle due condanne. La più severa e giusta è stata l'ultima.